Salve bella gente, qui Gabby e benvenuti ad un nuovo episodio di Slime Rancher. Perché mi trovo nel menu principale? Vi chiederete voi perché? Avete notato che intanto ci sono degli slime verdi che noi non abbiamo mai catturato? Tutto a suo tempo, ma la cosa migliore, avete notato che c'è il pulsante mod? Sì, hanno fatto le mod per Slime Rancher. E questa cosa è fantastica. Ho installato una mod chiamata Better Build e ci permette di creare e giocare mappe create da altri giocatori. Secondo me questa cosa è una cosa fantastica. Guardate, questa ad esempio è una mappa di un altro giocatore, quindi noi stessi possiamo o crearla. Guardate, uno slime rosa in mezzo ad un fiume di erba rosa. Cioè quasi quasi sta per scomparire. Non si capisce, ma è fantastico. Mi sembra come di stare nella preistoria degli slime. A parte, vi ricordo... Cos'è una barriera corallina? Oh, sto gioco, un eccitamento dopo l'altro, guardate qua, non posso trapassarlo. Notare questo bel tetto rosa fatto con i corpi morti degli slime. Vai, torna dai tuoi fratelli. Fantastico, quindi non mi dire, io posso insomma ricomprarmi tutte le cose, spendere tutti i miei slime coin in cose per gli slime. Slime più slime uguale slime, l'erba fluttuante. Devo essermene presa tanta di erba per vedere l'erba volare. Finalmente la Teletubbieslandia che volevo, finalmente. Allora, noi volendo potremmo iniziare anche una nuova serie sulle mappe degli altri giocatori. Cosa possiamo vedere? Ah, buona quest'acqua. Gli slime rimbalzini che escono dai cespugli. Troppi. Ecco, ecco, ecco. Non c'è niente di peggio di tutti questi slime che ti fanno saltare il processore. Faccio a malapena 30 fps. Ah, è là ha spostato la caverna. È là. Allora, obiettivo di questa puntata: trovare gli slime d'oro e prendermi tutto come un avido cercatore. Anche lui, figlio di trota, ha bloccato le nuove zone. Mannaggia. O addirittura potrei crearne una io. Va bene. Allora, sapete una cosa? Questa mappa ce la teniamo buona. Probabilmente inizieremo... Guardate qua. Vabbè. No, bellissimo. Tanto questi qua me li prendo, me li risucchio nell'inventario, me li porto a casa mia. Venite perché io sono un bambino viziato. Voglio tutti i miei slime. Uno dopo l'uno. Eccoci qua, questa è la mappa normalmente, quella normale. Ma se io vado a premere X, non succede una fava, bene. Ah, ok, ce l'ho fatta, eccomi qua, ora sono in creative mod. Slime più creative mod, epic mod. Guardate che orribile, tutto questo tempo era un braccio aspirapolvere robotico, bruttissimo. Ecco perché gli slime avevano sempre paura di me. Guardate ragazzi, posso piazzare pure i blocchi di terra. Bellissimo. Cioè, quindi io se voglio farmi una stradina qui dietro che vada ad esempio là in fondo e poi metterci... Ho sentito che possiamo anche metterci i recinti per gli slime. Posso intrappolarli in creati. Guardate qua, che pezzo di terra enorme. Proviamo questo. Oh, questo è bello. Quindi facciamo una stradina che vada da qua. Sì, ecco, vedete, abbiamo una stradina che ci porta fino a qua. E qua, in fondo al mare, io vorrei fare un recinto per gli slime, no? Per fargli vivere felici insieme allo iodio del mare. Vorrei proprio provare a spawnarne uno adesso. È un casino, devo ancora capirla sta creative. Allora, ripiazzo uno spawner. Questa volta dovrebbe andarmi meglio. Ok, ecco! Ce l'ho fatta, ragazzi! Qua escono, i largo non uscivano perché non c'erano ancora. Vedete, ho settato lo spawner e escono questi. Ma che razza... Ma che razza di slime sono verdi come le verdure? Ma cosa mangiano poi i verdure? Mi danno radiazioni pure? Allora controlliamo un attimo la slimepedia. Che razza? Leggendari proprio. Come un po'... Oca oca, mangiano delle oche? Ah sì, infatti verdi e mangiano verdure. Mi pare giusto. Però tutto ciò che toccano diventa radioattivo. Però ti danno questi. E quant'è che valevano? Fatemi vedere. Beh, valgono 30. Non è proprio il massimo, ma è comunque buono. Benissimo. Quindi adesso io volendo potrei proprio creare una mia mappa. Basta che vado qua in questa modalità. Ora ho capito che possiamo anche costruire una casa. Se noi vogliamo costruire un'altra casa di Teletubbies, se... Che cosa? Sono morto così. Volendo posso fare anche una super torre. Cioè se io metto una torre sopra l'altra. Sì, volendo posso fare la torre degli slime suprema. Quindi se voi avete voglia di mettervi, avete anche un po' di fantasia, possiamo creare cose magnifiche assieme. Facciamo una cosa ragazzi, contest aperto. Chi mi crea una mappa ma veramente fatta bene di Slime Rancher, ci faccio una serie sopra. E vi regalo anche un gioco magari. Niente di ufficiale per ora. Però magari se qualcuno vuole mettersi a fare una mappa per il canale, sarebbe carina come idea. Guardate qua. Cioè, potremmo fare una zona qua che con il jetpack devi salire qua e poi qua. E qua sopra trovi degli slime segreti.
Ci mancava la creative mode in questo gioco e ce l'hanno ficcata. In teoria lì sopra dovrebbero spawnare quelli d'oro. Ma forse è troppo alto. O non li vedo da qui. O devo avvicinarmi. Le radiazioni, smettila che mi fai male, che poi divento uno slime anch'io. Ok, abbiamo il nostro primo slime in gabbia. Mangiano carote, appunto, guardatelo quello. Fa un po' fatica perché è grassocello, ma ce l'ha fatta. Wow! Mi è andato enorme e mi ha sganciato due tipi di lanterplot che non ha ancora una texture. Vediamo, adesso faccio crashare il gioco buttando lanterplot. Infatti, vedete, questa qua è una cacca che non ha texture, è cacca che non è cacca, è cacca che non esiste. Eccoli qua, sono usciti! Slime d'oro, prendete! Sì, funziona, una piramide di slime d'oro, che fortuna! Avete visto, ogni volta che tu li tiri addosso... Ah, ok, tu ogni volta che li tocchi con una carota, loro cagano dalla paura al loro oro! E poi spariscono nel nulla come al solito. E guardate qua, tre di questi sei milionario. Bastano tre cacche di slime d'oro. E guardate, 362 al colpo. Bam, bam, bam. E ho già i soldi per potenziarmi questa gabbia quasi al massimo. Scusami, ma devo farlo. Sono morto. Ah, ok, le radiazioni ti uccidono probabilmente. Merda. No, ragazzi, quello che stavo facendo era chiuderlo con la roccia. Sono molto più efficaci le rocce. In questo modo, quando sbattono, perdono la voglia di sbattere sul tetto e non dovrebbero più distruggere la barriera. Sì, barriera di Onyx, barriera di corallo super efficace. Ok, proviamo a giocare questa mappa, si chiama Solmy Island. Island. Sembra un livello normale, ma intanto noto qua che ha messo un market, già di suo. Mi ha costretto. E io non lo voglio, te lo distruggo e mi riprendo i soldi. Oh, bene. Perché sto cercando? Facciamo una cosa, se voi volete, se lasciate tanti like e tanti commenti, io inizio una nuova serie su una delle mappe nuove, ne cerchiamo una bella, intanto ve ne ho mostrata una, adesso vi mostro pure, guardate però quante case ci sono, cioè qua è l'imbarazzo della scelta dove dormire, dopo anni e anni di coltivazione degli slime sono diventato così ricco da permettermi gatti volanti, ok qua c'è una caverna, un golden slime, ho trovato un golden slime, gli do da mangiare questo. Ti papi pure ecco che scompare! Guardate qua, puoi andare in giro per la foresta. Oh, slime esplosivi! Via, questa è la loro tana. E qua ci vuole la chiave, che non ho la... Ah, me l'ha messa davanti, perfetto. No, vabbè, la caverna dei mille godimenti. Guardate qua, slime d'acqua, più la cacca d'acqua. Cacca liquida! Questo è il paradiso terrestre di ogni slime! E poi ci sono pure le statue. Purtroppo questa mappa non posso editarla perché l'hanno bloccata. Tu puoi anche bloccare le tue mappe in modo che loro non te le modifichino. No, vabbè, ma guardate questa! Questo qua ha fatto un lago gigante. Se io cado in acqua non muoio? Circa, nuoto, stavo andando sott'acqua. Tipo qua il paradiso degli slime d'acqua che ne prendo un po'. Ok, perfetto, presi. Vabbè, guardate qua. Perché è diventata notte d'improvviso? Ah, perché probabilmente questa è una roccia che ti fa venire scuro. Ho capito cosa ha fatto. In ogni zona lui ha messo, tipo qua, la zona rocciosa con gli slime di roccia, eccetera, eccetera. Ma è stupendo. Cioè, hanno fatto un lavoraccio. No, ho paura di star qui dentro la foresta oscura. Ma è un genio, bellissimo. Vabbè, lui ci ha messo pure gli slime radioattivi. Tipo, in questa caverna trovi gli slime radioattivi. Ok, bellissima. Ma va bene ragazzi, non sapete una cosa, io penso però di concludere questo episodio. Insomma, oh, ecco, sono scivolato in acqua, mannaggia, mi sono spaventato. Questo episodio di Slime Rancher qui, troppo bello. È bellissimo che abbiano aggiunto la creative mod. Mi scuso se l'episodio era un po' corto, ma volevo mostrarvi, diciamo questo era un episodio per mostrarvi questa novità, secondo me molto bella. Non vedo l'ora che vadano avanti, magari che aggiungano anche altre features e rendono un po' la creative mod più leggera. Comunque non vi consiglio di scaricarla se tenete i vostri salvataggi perché può distruggerveli. Quindi state molto attenti quando mettete queste mod, sono instabili ancora. State attenti, fatevi un backup di tutto il gioco. Va bene ragazzi, io penso però di concludere questo episodio qui come ho detto. Magari se volete, se scrivete nei commenti che volete che continui una serie su una di queste mappe, a me farebbe anche piacere un po' provare. Tanto prima o poi dovrebbe anche uscire una nuova patch su Slime Rancher, magari andremo anche avanti normalmente. Quindi per questo episodio era tutto, io spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. E quindi noi ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi. Ho l'altezza giù. Oh, 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 oh.
ormai è la fine. Vieni fuori e affrontiamo la cosa tra uomo e uomo. Oh, wow! Smettila! Mi hai rovinato il cap! Hai dato peso al cap!